si è svolto a Roma sabato 8 settembre 2018 l'Open Day dell'Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata, da oltre 30 anni uno dei punti di riferimento per la fotografia in Italia. Anche quest'anno l'Istituto ha promosso un momento di presentazione delle attività di formazione, volte a padroneggiare la tecnica fotografica, ma anche a stimolare la creatività e lo stile personale degli allievi. All'evento hanno preso parte alcuni tra i rappresentanti del corpo docente dell'Istituto: Jacopo Tofani, Riccardo Abbondanza, Simone Passeri. Oggi abbiamo organizzato questa giornata di Open Day per raccontare ai ragazzi cosa facciamo qua durante l'anno. Gli abbiamo illustrato i vari programmi didattici e adesso sono impegnati con le dimostrazioni e sono emozionatissimi perché per loro è la prima volta che magari si cimentano con questo approccio alla fotografia. Abbiamo organizzato dimostrazioni di shooting, quindi c'è il docente di moda che sarà con una modella e faranno un set di moda, e abbiamo organizzato anche una sessione di camera oscura, quindi i ragazzi hanno la possibilità di veder apparire magicamente la foto dalla carta bianca sotto l'effetto dello sviluppo, e abbiamo anche organizzato una sessione di Photoshop, quindi i ragazzi possono seguire un docente in una post-produzione avanzata per far capire loro cosa potrebbero imparare frequentando uno dei corsi dell'Istituto. Adesso ci troviamo all'interno del pastificio Cerere. Questo spazio era un ex pastificio degli anni 30. Dagli anni 80 sono arrivati gli artisti e da quel momento è la culla dell'arte romana e lo è tutt'oggi. L'Istituto è qui da molti anni e fa parte di questa cultura dell'arte a Roma. Beh, oggi siamo qui per l'Open Day dell'ISCI, ovvero sia la presentazione dei vari corsi di questa scuola di fotografia e di comunicazione. E, diciamo, oltre alla presentazione dei corsi sono state fatte alcune dimostrazioni, anzi sono in corso alcune dimostrazioni per quanto riguarda la fotografia di figura, quindi diciamo quella che può essere fotografia di moda, ma non solo, anche ritratto, di camera oscura, e poi per quanto riguarda ancora la post produzione, cioè tutti gli interventi che si fanno su un'immagine fotografica oggi quasi necessariamente per migliorarla, modificarla, stravolgerla, insomma tutte le infinite possibilità che la post produzione ci consente. Normalmente negli Open Day noi cerchiamo di in breve di dimostrare, di fare delle piccole dimostrazioni di quello che poi è il lavoro che facciamo durante il corso degli anni, la tipologia di formazione che diamo ai nostri allievi e il percorso che li aspetta, un percorso molto lungo, molto difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma decisamente sempre affascinante.